una location insolita per la presentazione di nuovi viaggi e voli aerei all'interno del Museo Nicolis di Villafranca. Carmine Bassetti, direttore generale degli aeroporti Verona-Brescia, questa sera in presentazione di questi nuovi voli. L'azienda Monarch Airlines proporrà dei collegamenti importanti, credo, per Verona, per il Garda, per tutta la zona. Sì, intanto questo è un volo aggiuntivo, perché l'altro anno la Monarch faceva la Manchester e quest'anno si è dedicato, oltre alla Manchester, anche la Londra. Questo a conferma che il territorio, il Veneto soprattutto, diciamo, interessa molto, diciamo, il traffico inglese, molto dinamico, perché credo sia l'unico traffico nel 2012 che è cresciuto più del 6%. Nel Veneto abbiamo quasi 2 milioni di passeggeri nel 2012, no? Che provengono dall'Inghilterra, e il territorio, soprattutto il Trentino, 370.000. Quindi siamo abbastanza soddisfatti, perché questo conferma che è un punto di attrazione il territorio, e soprattutto Verona. Sono direttore, fra aziende che vanno, compagnie che vanno, compagnie che vengono, l'aeroporto si mantiene bene dopo quei periodi un po' di criticità, forse si sta riprendendo? Sì, assolutamente, questo è, diciamo, il trasporto aereo è proprio dinamico come per natura, no? Cioè, certi voli vanno via, altri vettori vengono e trovano, diciamo, interesse nel bacino, e quindi un'utenza che è disposta a venire. Lei sa che io sono bresciano, quindi la domanda d'obbligo: Montichiari. Oggi Montichiari, guarda, mi ha fatto lavorare tanto questi ultimi mesi, soprattutto queste ultime settimane. Noi siamo molto fiduciosi e speriamo, perché il primo giorno, quando sono stato presentato alla stampa, mi ha fatto una domanda un giornalista, mi ha detto: ma lei che cosa pensa di Montichiari? Ha detto: è un aeroporto ancora che non ha espresso tutte le sue potenzialità, e confermo, cioè è un aeroporto molto importante sia per il territorio ma soprattutto per il sistema paese.